Sì, no, grazie intanto per avermi invitato. No, racconterò dopo questa cosa, ma non perché non è tanto l'esperienza in sé che conta, è inquadrarla in un contesto che è quello nel quale siamo inseriti. Ho chiesto di lasciare questa slide perché ieri, proprio ieri, nella mia città avevamo un po' una discussione con un gruppo di cittadini che hanno deciso di... io sono di Alghero, ci saranno le elezioni nel mese di maggio, probabilmente. Alcuni cittadini hanno detto: prescindiamo dai partiti e cerchiamo di incontrare cittadini che incontrano i cittadini nei quartieri, cerchiamo di capire quali sono le esigenze e dopodiché chiediamo alla coalizione di centrosinistra che si sta riunendo di poter partecipare ai lavori della coalizione, partecipare alla redazione del programma, scegliere insieme i candidati sindaci attraverso le primarie, che questa loro richiesta è stata negata dai partiti della coalizione di centrosinistra, perché loro dicono la coalizione è una coalizione di partiti, altrimenti dovremmo invitare tutte le associazioni, i comitati di quartieri, i sindacati, eccetera. E è nato un po' questo problema, insomma, che cosa sono i partiti politici? E allora, insomma, io ho ricordato, come sappiamo tutti, l'articolo 49 della Costituzione, no? Che sostanzialmente ci dice che tutti i cittadini possono associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale con metodo democratico. E allora perché stanno lì, no? Probabilmente questi cittadini, perché i partiti sono formati da cittadini, non riescono a farlo con metodo democratico. Probabilmente. Forse è venuto il momento anche di legiferare, perché finora abbiamo un riferimento costituzionale, sono costituzionalmente garantiti, ma forse la loro vita interna organicamente non è stata, in questi anni, dal 48 in poi, non ha trovato modo, insomma, di essere inserita attraverso una legge organica. Che tipo di democrazia c'è all'interno dei partiti? Come si fanno le iscrizioni? Come si fanno le tessere? No? Si riesce a garantire una vita democratica? Eppure sono l'unico strumento che la Costituzione assegna per determinare la politica nazionale. Qualcuno mi ha detto: ma no, l'articolo 50 dice che tutti i cittadini possono fare petizioni. Sì, però ti dà anche un limite poi, 500.000 cittadini, no? Mentre basta un deputato. Mi spiego, quindi c'è questo rapporto, come dire, di rappresentanza che viene affidato alle istituzioni e che viene demandato ai partiti politici. Quindi probabilmente c'è qualcosa che non va lì e bisogna in qualche modo agire. E uno, dal mio punto di vista almeno, poi magari mi piacerebbe sentire voi, una delle cose che non vanno bene è probabilmente questo rapporto di rendicontazione, nel senso che non sempre si fa all'interno dei partiti. Poi Marco, se sono troppo lungo, me lo dici. Il fatto che ciascuno di noi, che è un rappresentante di altri cittadini, non riceve una delega in bianco è un fatto secondo me importante, perché è vero che, come dire, che anche il nostro statuto, così come la Costituzione, dice che il parlamentare rappresenta l'intera nazione, non ha vincolo di mandato, e così anche il consigliere regionale. Però è anche vero che non riceve una delega in bianco, perché quel voto lo riceve su un programma, e allora è giusto che questo programma sia messo a verifica costantemente, l'attuazione di quel programma, delle cose che abbiamo detto in campagna elettorale, e che ci sia un rapporto sistematico con i cittadini, perché ci possano dire: guarda, su questo aspetto non stai mantenendo quello che hai detto, nel frattempo i problemi cambiano, ci può essere un'altra soluzione, che ostacoli stai trovando. Il cittadino che esercita la sua funzione principale, che è quella del controllo, insomma, dare occasioni sistematiche per poter avere anche una, come dire, anche per studiare i problemi insieme, per avere quella sensibilità che probabilmente dentro il palazzo non riusciamo ad avere. Allora, questo rapporto si può anche instaurare all'interno dei partiti politici, io dico che è essenziale, e tutte le volte in cui il partito non è così, diventa autoreferenziale e ha soltanto lo scopo di diventare un comitato elettorale, niente di più. Allora, in questo senso, nel essere delle persone che vivono nelle istituzioni, però con questa delega che viene sistematicamente messa al confronto, con un programma che abbiamo concordato in campagna elettorale ma che poi sistematicamente vogliamo con i cittadini verificare, con un
impegno democratico, che significa non soltanto, come dire, immettere una scheda nell'urna ogni 5 anni, ma questo è più difficile per i cittadini che per noi, nel senso che per noi è un dovere e per i cittadini non lo è, però insomma la volontà di partecipare, di poter essere coprotagonisti della vita politica amministrativa, della vita in Consiglio regionale, è un diritto che sicuramente insomma fa bene alla democrazia e aiuta tanto anche i rappresentanti. E poi c'è un impegno programmatico, un impegno democratico, e poi c'è un impegno morale che, per quanto riguarda i costi della politica, io vi dico subito come la penso. Io credo che anche le indennità siano una conquista della democrazia, che ha permesso a tutti i cittadini, e non solo ai ricchi, di poter fare politica, di poter accedere alle cariche elettive. Credo anche che non bisogna diventare ricchi attraverso la politica. Credo che in un momento di crisi come questa, di crisi economica come questa, non c'è una controparte: da una parte ci sono i cittadini, dall'altra ci sono i politici, ci sono le rappresentanze dei cittadini. Tutti noi siamo cittadini, tutti noi dobbiamo contribuire ai sacrifici, tutti noi dobbiamo, in modo particolare noi, dare l'esempio. Ora, bisogna farlo con equilibrio, però bisogna farlo. Nel mio caso io non volevo essere primo della classe, non lo sono. Semplicemente è successo questo. Noi abbiamo, lo ricordava Marco poco fa, eravamo reduci da una discussione in Consiglio regionale sulla riduzione del numero dei consiglieri. Ricordate quest'estate, no? La manovra che portava a 30 il numero dei consigli regionali per i consigli regionali per le regioni sotto i 2 milioni di abitanti, 30 consiglieri. 30 consiglieri sono un condominio, poco più, bastano pochi ricchi, si mettono d'accordo ed eleggono 30 consiglieri e non rispondono al popolo. Però bisogna trovare una misura equilibrata. E allora è sembrato alla Commissione Autonomia, che ha votato l'unanimità questo provvedimento, che 50 fosse il numero adeguato, equilibrato per il Consiglio regionale della Sardegna, cioè 50 consiglieri regionali. Non vi sto a dire come questo numero poi negli anni, dal 48 in poi, ha trovato un riferimento, uno standard sulla base della popolazione. Di fatto 50 per la Commissione Autonomia, l'unanimità, era il numero giusto. Siamo andati in aula e il Consiglio regionale ha ritenuto invece di non votare quel provvedimento, ricordate, no? Quindi attraverso un emendamento a voto segreto si è deciso di rimandarlo sostanzialmente in Commissione. Io lì ho cercato insomma di fare una battaglia anche da capogruppo del Consiglio regionale, perché l'ho fatta, devo dire, anche non in sintonia col mio gruppo politico, non con tutti i consiglieri del mio gruppo politico. Perché insomma ci eravamo già espressi, perché avevo un mandato che era quello del mio gruppo, e poi invece si è cambiata l'idea, no? Sostanzialmente in corso d'opera. Poi ci siamo ritornati e si è arrivati alla mediazione sui 60 consiglieri, però in quel momento io ho avuto una reazione abbastanza dura nei confronti dei colleghi. Nella seduta successiva, naturalmente in quei giorni sono stato promosso a vicepresidente del Consiglio e non ho fatto più il capogruppo per una decisione del mio gruppo. E proprio in quei giorni, nel giorno in cui si doveva eleggere il vicepresidente del Consiglio, un gruppo politico, il Partito Salvo d'Azione, in aula ha proposto agli altri gruppi politici, agli altri capigruppo, di eliminare le indennità di carica. Ha chiesto: cosa ne pensate? Non è venuto il momento di eliminare le indennità di carica, altro che riduzione del numero dei consiglieri a 50. Eliminiamo le indennità di carica. E allora qualche capogruppo è intervenuto, poi a un certo punto la Lombardo ha detto: non è all'ordine del giorno questa discussione. In quel momento io ho detto: ma qua bisogna dare qualche segnale concreto, cioè è inutile fare demagogia. Per cui ho detto: guardate, io sono l'unico che sta per essere eletto vicepresidente del Consiglio, perché l'altro verrà confermato, quindi non abbiate paura, perché io non rinuncerò all'indennità di carica, anche se non si fa la legge, no? Non si può fare oggi, però rinuncerò all'indennità di carica. E ricordo, è stato interessante, perché mi avevano detto che era circa 2.000 euro aggiuntivi,
E noi avevamo appena fatto una proposta di legge qualche mese prima per eliminare tutte le indennità di carica, vuol dire Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio, Questori, Segretari, Presidente di Commissione, Vicepresidente di Commissione. E per cui insomma era coerente, l'obiettivo era quello di, come dire, non tanto fare un atto dimostrativo, ma cercare di arrivare veramente alla legge. E quindi ho detto, ma saranno intorno ai 2.000 euro. Il giorno dopo mi chiama un giornalista, mi fa un'intervista e mi dice, quindi lei ha rinunciato a 3.000 euro. Ho detto, come 3.000? Sapevo che erano 2.000. Ah, non rinuncia più, mi ha detto. erano 3.000. Il tema non, al di là poi del mio gesto, ho fatto subito una lettera al Presidente del Consiglio, ho detto guarda, non voglio neanche vedere queste indennità aggiuntive, e gli uffici mi hanno risposto non si può rinunciare all'indennità di carica, non è proprio consentito, la norma non lo prevede. Allora ho detto, beh allora mettetemeli in un conto fiduciario, nel senso non deve passare per il mio conto, in un altro conto io nomino un amministratore. E mi hanno risposto anche questo non si può fare per ragioni di natura fiscale e contabile. E quindi devono mettervi necessariamente sul mio conto, a quel punto, ma non è centrale la beneficenza. Io ho dovuto dire questi soldi, che poi alla fine sono 3.800 lordi, 2.193 netti, andranno in un fondo per la povertà, e ho detto a chi devono essere destinati. Non è la beneficenza centrale, perché quando si fa la beneficenza non si dice, e il problema è come dire, arrivare ad una legge che in qualche modo dica che quelle risorse che vengono date ai consiglieri sono onnicomprensive, non c'è bisogno di risorse aggiuntive per chi svolge anche altri incarichi. Poi siamo andati in ufficio di presidenza, io ho partecipato finora a due uffici di presidenza da vicepresidente del Consiglio. Nel primo abbiamo eliminato il vitalizio, nel secondo io avevo una posizione molto più rigida, ma non è passata la mia posizione finora, abbiamo sostanzialmente diminuito di circa 1.050 euro le indennità dei consigli regionali, tagliato del 30% le indennità di carica, quindi non è passato il taglio totale per ora, e diminuiti i fondi dei gruppi. Naturalmente c'è, come sapete, in corso una commissione, ne hanno parlato insomma i giornali nazionali, una commissione che sta lavorando a livello parlamentare per una riduzione drastica sulle indennità dei parlamentari, che avrà ricadute sul Consiglio regionale, perché noi abbiamo proprio come regola quella di avere l'80% dell'importo dei parlamentari, e quindi a cascata va sui consigli regionali. E credo che insomma, da quello che sappiamo, ci sarà comunque un importante taglio sull'indennità. Sì, chiudiamo su questo, per dire che alla fine credo che sia importante anche questo aspetto, soprattutto in questo momento, ma che sia ancora più importante capire nel rapporto diretto con i cittadini che cosa fa un consigliere regionale, che cosa produce. Quante proposte di legge fa, che impatto hanno poi sulla vita concreta dei cittadini, cioè capire quanto lavora un consigliere regionale, perché come dire, ci deve essere comunque un meccanismo legato anche alla produttività, alla rappresentanza dei cittadini, non può non esserci, e quindi credo che ci sia molto da fare sulla vita interna dei partiti, e credo anche sui costi della politica intesi proprio come un rapporto diretto democratico tra i cittadini e le istituzioni. Grazie Mario, grazie.